Va bene. Va, bene. Va bene, allora io direi di iniziare, poi sì, credo si collegheranno anche altri. Intanto allora, buongiorno a tutte e a tutte. Eh, sulla pubblicità del lavoro. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e di resoconto stenografico. E che, la, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso e la trasmissione via Web TV. L'audizione di oggi, eh, e quindi lo ringrazio per la sua disponibilità a, a partecipare, è con il professor Guido Micheli. Benvenuto ovviamente al professore e come anticipato nell'ufficio di presidenza, integrato con il rappresentante dei gruppi, l'audizione moderna si iscrive nel quadro dell'indagine dei modelli di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Il professor Guido Micheli illustrerà le direttrici degli studi svolti in seno al Politecnico di Milano per valorizzare il ruolo della tecnologia al fine di sostenere effettiva effettività dei, dei controlli preventivi. Il professore offrirà anche alcuni spunti preliminari che caratterizzano lo schema di convenzione che questa Commissione sta perfezionando con il Politecnico al fine di individuare modelli efficaci di prevenzione degli infortuni nei diversi contesti lavorativi. Ora detto questo, prima di passare la parola al Professore, come voi sapete questa cosa l'abbiamo anche diciamo... Eh, comunicata alla stessa Ministra diciamo, del Lavoro che abbiamo audito la settimana scorsa e quindi diciamo, eh, anticipando che c'è questa discussione in campo, avremo poi in modo posteriore di parlarne anche con il Ministro dell'Istruzione. Quindi, come si dice, eh, tutto quello che stiamo facendo è quello di provare a introdurre elementi di riflessione sulla questione della prevenzione. Quindi io che ho partecipato, ho fatto un incontro con il dottor Piccione, la dottoressa Tomaselli, con il professor Micheli, abbiamo chiesto e lui si è reso disponibile a venire insomma, un po' a spiegarci a noi che cosa diciamo, si sta facendo e che cosa è possibile fare soprattutto per prevenire un dramma che ogni giorno ognuno di noi purtroppo deve leggere. Eh, sui giornali e quindi la cosa della prevenzione è una cosa fondamentale. Quindi la parola a lei, lei ha tempo, una mezz'ora per spiegare le cose, per poter permettere poi ai commissari di fargli le domande e successivamente dare delle risposte. Grazie, quindi pensiamo di chiudere, ovviamente siamo obbligati a chiudere entro le ore 15, se possibile anche prima. Prego. Allora, anzitutto grazie mille Presidente, grazie a tutti voi commissari di essere qui. Eh, ci tengo anche a ringraziarvi del lavoro che fate come senatori e come commissari per tutti, per tutta la comunità. Allora, mezz'ora, io cercherò di impiegare di meno di mezz'ora, no, non cercherò di riempire la mezz'ora, però eh, nel mare di cose che vorrei raccontarvi, ho cercato di fare un minimo di... Di, di, di scelta e alla fine comunque ho tre pagine di appunti quindi non credo di impiegare meno di 15-20 minuti. Allora, siamo qui a discutere salute e sicurezza sul lavoro evidentemente perché è un problema non banale. Eh, purtroppo i mezzi di comunicazione tendono a semplificare il problema, eh, il problema è complicatissimo e va visto in tutti i suoi aspetti, se fosse banale non saremmo qui a parlarne. E, e non ha nemmeno senso pensare che siamo qui a parlarne perché c'è un fallimento. Negli ultimi 25-30 anni, già prima del 1994, quando, diciamo, quando è stata emanata la prima legislazione in merito, si è cominciato a fare molto meglio. Noi negli anni 70 abbiamo sperimentato dei periodi con un tasso infortunistico di malattie professionali, malattie professionali meno perché non c'era percezione, ma poi ci arriviamo spaventoso rispetto ad oggi, condizioni lavorative spaventose rispetto ad oggi in cui ci si può immaginare ancora un po' come fosse una volta entrando in qualche residua fabbrica gestita ancora come 50 anni fa. E il sistema è molto molto cambiato, fortunatamente, e questo è anche il risultato di tanto lavoro che è stato fatto nel tempo. Quindi siamo qui non perché c'è stato un fallimento prima, ma perché stiamo cercando di migliorare. Eh, scusatemi se tengo il computer davanti ma non ho avuto il tempo di stampare o trascrivere su carta e eh, quindi sto, sto usando gli appunti. Dopodiché è un, un problema complesso perché ha almeno due elementi diversi di interesse e di azione. C'è la comunità e c'è l'individuo. Non sempre l'individuo percepisce il valore di, di azione rispetto alla comunità. E viceversa, se si, agisse, se si agisse soltanto avendo in mente il bene comune, si rischierebbe di trascurare gli aspetti individuali di questo problema. Quando una persona ha un infortunio o, un, o esiste un morto sul lavoro, la comunità va in secondo piano, le persone stanno male e sono gli individui che stanno male. E queste due dimensioni vanno gestite diversamente. Eh, c'è un problema della gestione dell'individuo dopo che c'è stato un dramma che va su certi binari, che oggi non tocco. E poi c'è tutto il resto, che invece è l'aspetto della comunità, dove noi abbiamo una comunità che ha un costo eh, collegato alla non sicurezza, diverse stime sono state fatte negli anni, ma una stima abbastanza attendibile fatta dall'Inail un po' di anni fa diceva che sostanzialmente la non sicurezza ci costa una finanziaria all'anno. Okay? Quindi diciamo fra i 20 e i 50 miliardi di euro all'anno. Non solo, eh, abbiamo un, un insieme di persone che si fanno male, che soffrono e che si portano questa sofferenza a casa e sul lavoro il giorno dopo, una settimana dopo, dieci anni dopo. Quindi, quando noi leggiamo che c'è un infortunio nel 2024, mortale nel 2024 gennaio, quell'infortunio ha un impatto per vent'anni, no oggi per vent'anni. Um, quindi noi oggi, io oggi mi concentrei sulla, sulla dimensione più di comunità che, che su quella individuale. Allora, giusto per, per, per darvi qualche numeri, numero da tecnico, non da um, come dire, giornalista. Ci sono anche giornalisti molto bravi che raccontano tecnicamente come vanno i numeri, ma noi non siamo messi così male come ci raccontiamo in Europa, nel senso che al di là della Germania e del Regno Unito, che hanno tessuti industriali simili ai nostri e che in termini di infortuni, e qua mi riferisco ai mortali nello specifico, significativamente più bassi, significativamente più bassi vuol dire che la frequenza, o meglio, che la probabilità che noi ci facciamo male è circa il doppio di quello che succede in Germania e, e, e nel Regno Unito. Gli altri paesi sono messi o come noi o peggio di noi. Per menzionarne uno la Francia è 2,5 volte peggio. Okay. Giusto per non partire con l'idea che noi siamo i peggiori del mondo, che, che, che non, è, non aiuta mai a fare, a fare meglio le cose. Allora, cosa è successo in questi ultimi 40 anni, 50 negli anni 70, eh, arriva il lungo, lunghissimo ondata di picco degli infortuni che si porta dietro infortuni mortali e infortuni. Normalmente, quello che succede è questo, Gli infortuni mortali. Quando ci sono non si riescono a nascondere. Quindi l'infortunio mortale è una buona approssimazione di quale sia il vero numero di infortuni reali, che poi è semplicemente moltiplicato circa per cento, diciamo fra 100 e 1000. Eh, quindi l'approssimazione che abbiamo è se abbiamo mille infortuni mortali, ne abbiamo realisticamente circa fra i 100 e i 500.000 totali, e questo vale sempre. Ehm, noi abbiamo avuto questa ondata incredibile di infortuni ed un periodo storico industriale fatto in un certo modo anni 70, poi c'è stato un lentissimo miglioramento che ha cominciato a fine anni 70, primi anni 80, che ha avuto se volete il momento di grandissimo miglioramento complessivo poco prima della 626 del 94, poi è successa questa cosa qua, che la gente ha cominciato a percepire che esistevano anche le malattie professionali, che prima erano un oggetto culturalmente trascurato. Perché? Perché era considerato normale farsi male al lavoro e avere una malattia, una malattia collegata al lavoro. Ho scoperto di recente, ascoltando eh, Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu, se vi andate a leggere il testo, a un certo punto dice chi muore al lavoro. Cioè fra le varie fattispecie che elenca, in quei cinque minuti in cui elenca tutte le modalità di, di fare e vivere cose, c'è chi muore al lavoro. Era una cosa talmente normale che era dentro una canzone. Dopodiché i infortuni diminuiscono. Diciamo che poi la legislazione del 626 e poi il testo unico, ancora il testo unico, ha spinto ancora di più, ha portato un miglioramento abbastanza importante, adesso siamo in una fase che viene chiamata safety plateau, cioè stiamo cercando di fare il nostro meglio ma non riusciamo a ridurre significativamente il numero degli infortuni mortali e degli infortuni in generale. Quindi possiamo arrivare a 900, magari possiamo arrivare a 870, forse 860, ma no a 100, tantomeno a zero che eticamente dovrebbe essere il valore a cui dovremmo puntare. Dopodiché, vogliamo essere anche un po' realisti, qualunque attività ha un rischio non nullo. Lo sa bene chi lavora a casa. Io, diciamo che a casa faccio tempo parziale, diciamo 50-50 al casalingo, ci sono un sacco di rischi a casa, non sono eliminabili. Se uno fa cose, non sbaglia, e non si infortuna. Se uno fa cose, c'è sempre questa proprietà. Ora, detto che questo è l'approccio etico, un approccio pragmatico, che di fatto nell'ingegneria industriale dice di cercare di raggiungere il livello più basso ragionevolmente fattibile, okay? in inglese in realtà si chiama as low as reasonably practicable. È un concetto che ci permette di non andare in bancarotta le aziende e ci permette di fare le cose, se no noi dovremmo chiudere tutte le attività per non avere infortuni. E allora è evidente che un approccio come quello che abbiamo avuto nel passato sta funzionando per mantenere questi numeri, ma non ci permette di fare un salto in avanti. Questo, eh, questo è un elemento molto interessante, nel senso che eh, quando abbiamo fatto le primissime chiacchierate un mese, un mese e mezzo fa, in cui... Eh, qualcuno seduto in questo consesso mi ha chiesto di fare due chiacchiere per parlare sul tema eh, io ho, come dirò, immediatamente esplicitato la mia posizione molto, molto personale ma anche, vi dirò, molto condivisa e poi vi dico che, con che tipo di, di attori io condivido queste, queste idee la legislazione come approccio prima, primario di gestione, salute e sicurezza sul lavoro, quindi l'idea di avere delle leggi migliori, più precise, non ha funzionato bene, cioè, o meglio, ha funzionato fino a un certo punto. Ma oltre, non riusciamo ad andare. Se vogliamo fare un salto di qualità, non può essere più lo stesso approccio. Chi, eh, come dire, chi lavora in azienda, chi magari dirige un'azienda, chi dirige un'organizzazione, sa che esiste magari non lo sa con questo nome, però è eh, una legge che si chiama legge dei rendimenti marginali decrescenti, che dice che se noi continuiamo a investire sempre sulla stessa risorsa, l'incremento di prestazioni che otterremo sarà sempre di meno. Quindi, se noi abbiamo zero leggi e facciamo una legge, grandi miglioramenti. Se facciamo un'altra legge, buoni miglioramenti. Se facciamo un'altra legge, discreti miglioramenti. E così via. Fino a zero miglioramenti. Ora non voglio dire che un miglioramento della legge porti a zero miglioramenti, ma che senz'altro non può essere solo approccio se vogliamo andare a 500 morti all'anno, cioè la Germania. In questo momento noi siamo in un approccio che, così come è fatto come sistema, non ci permette di arrivare a 500. Punto. E e sono, e sono dieci anni che ce lo dicono, eh, non sono io. Sono i dati degli ultimi dieci anni che ci dicono: siamo lì, fermi, non ci schiodiamo da quei numeri. Poi c'è stata in mezzo la pandemia, quindi lì discorso diverso. Adesso stiamo rimbalzando, stiamo tornando esattamente ai numeri che avevamo fino al 2018, che per inciso eh, in questo momento sono, ve li cerco giusto per darvi. Allora, vi parlo delle denunce, eh, dopodiché in realtà gli indennizi eh, sono, sono leggermente diversi. Ma su infortunio, primi 11 mesi 2023, 542.000. Ora, noi abbiamo una popolazione attiva, ho controllato prima, di 23.900.000 persone. 500.000 vuol dire uno ogni 46, ogni anno. Uno ogni 46. Allora, in questo tavolo, scusatemi, in quest'aula probabilmente non siamo rappresentativi della popolazione lavorativa italiana qua industrie e servizi. Uno su 46 all'anno. Che vuol dire? Ipotizzando un valore non irrealistico no, di durata lavorativa di chi lavora in azienda di 46 anni, adesso sto esagerando, ma per dirvi che chi lavora ha la certezza statistica, ok? di avere un infortunio, almeno in ambito lavorativo. Cioè comincio a lavorare sapendo un giorno mi capiterà un infortunio e non so di che entità. Magari sono fortunato, quindi disabilità temporanea. 50 giorni e torno a casa. Torno a lavoro, scusatemi. O magari invece sono più sfortunato e muoio. Oppure sono ancora più sfortunato e ho una grave disabil disabilità permanente. Ehm, allora, questo è un po', un po' dove siamo. C'è qualche cosa che però la, il passato non ci racconta, che però ci racconta per esempio l'Agenzia Europea di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quindi un'agenzia con portafogli e budget della Comunità Europea, che dice la prossima pandemia è già in corso ed è malattie mentali, che include ciò che noi impropriamente chiamiamo stress da lavoro correlato ma che dice sostanzialmente che noi abbiamo un problema doppio. Primo, che la gente è più fragile mentalmente rispetto a una volta, non per scelta, ma per una serie di condizioni del contesto, e questo lo è già a casa, di suo, cioè la gente arriva al lavoro che è già più fragile. Dopodiché l'ambiente lavorativo, per una serie di fattori, uno dei quali in realtà è anche la tecnologia, è più a rischio di ammalarsi. Eh, questo è quello che dice l'Agenzia Europea Salute e Sicurezza sul Lavoro. Quindi esiste questa, questa dimensione che non possiamo non considerare. Eh, ora, perché avviene tutto questo? Qualcuno ci sta lavorando da anni, Inail, forse lo saprete, ma in ogni caso ve lo sto dicendo adesso, ha un'iniziativa che si chiama Informo. Che chiamo iniziativa, non è in realtà un software dove Informo sta per infortuni mortali. Però molto carino come no, devo, devo essere sincero. Quasi da nerd ingegnere. Um, ecco, magari questo non scriviamolo. Um, dove lo scopo non è tanto quello di raccogliere informazioni sugli infortuni mortali, quanto cercare di capire le cause. Cioè, Inaile ha strutturato un sistema di analisi che permette di capire abbastanza bene perché siano successi infortuni. Ora, i risultati dell'analisi dell sono che la primaria causa di infortuni è di tipo organizzativo. Cioè è sistema di relazioni, di procedure che non ha funzionato correttamente. Il resto è secondario. Quindi quando leggiamo c'è stato un infortunio, si è fatto male, è finito dentro un macchinario, braccio la pressa, dire, due o tre giorni fa, una persona con una pressa, braccio, non è la macchina da sola. Non è nemmeno l'operatore da solo, è l'organizzazione del sistema che non ha funzionato. Ora diciamocelo anche, in Italia siamo molto bravi, molto pieni di spirito di iniziativa, siamo brillanti a risolvere problemi, la cultura gestionale in Italia è fra le più scadenti che ci siano in Europa. Gli imprenditori stessi hanno spesso pochissima cultura manageriale e hanno talmente poco questa cultura che non capiscono nemmeno che un manager può fare il lavoro meglio dell'imprenditore una volta che l'azienda è avviata. Questa cosa si riflette in qualunque ambito, compresa la salute e sicurezza sul lavoro. Allora, eh, quindi ci sono aspetti veramente importanti organizzativi. E, questo è il motivo che spiega il perché... Inail dia come premialità e in senso lato la legislazione favorisca chi implementa un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il motivo è questo, che la causa primaria degli infortuni è una non corretta gestione o governance del sistema complesso. Dopodiché ci sono anche altri aspetti importanti, macchine e attrezzature evidentemente. Non è che non siano importanti. Eh, sono andato di recente in un'azienda, sì sì lo prendiamo dopo, eh, dove eh, come dire, i macchinari diciamo che erano migliorabili, eh, senza sbilanciarmi più di, più di così. Dopodiché ci sono rischi di luogo, evidentemente, ci sono rischi collegati a atmosfere quindi ambienti confinati, noi regolarmente ogni anno potremmo metterci lì e dire, ok, oh, quest'anno ci saranno i soliti n infortuni di persone che entrano in ambiente confinato e muoiono perché pensano o non pensano di essere immuni al fatto che ci sia dentro un'atmosfera che li ucciderà. Eh, dopodiché c'è la fallibilità dell'uomo. Ora, noi siamo persone, facciamo, sbagliamo, dopodiché la cosa importante è... I tempi in cui si diceva l'errore umano è la causa principale, in termini di ricerca, sono passati da un pezzo. L'errore umano non è la causa principale. L'errore umano è una concausa. Anche in medicina forse finalmente ci si sta muovendo da un approccio causa-effetto nei fenomeni complessi ad un approccio di concause e correlazioni. L'infortunio allora, non ha una causa. Ha tante cause, alcune delle quali sono dirette, altre sono invece quello che si chiama un med mediatore o moderatore, cioè sono fattori che influenzano quanto probabilmente avviene l'infortunio e eventualmente, se avviene, con che, con che gravità. Cosa c'è dietro all'errore umano, a questi aspetti organizzativi? Allora, vi faccio un esempio, due esempi. Primo esempio, un anno e mezzo fa stavo andando a parlare alla Fiera Ambiente e Lavoro a Bologna, allora ho detto il giorno prima: Faccio questa indagine, ero in bici a Milano. 5 km da casa, dal lavoro a casa, ho detto faccio il conto di quante persone in bici indossano il casco, dividendo per fatti specie, allora ho trovato questa tipologia di distribuzione, 70% niente casco, dopodiché nel 30% del casco c'erano queste commestioni, tutta la famiglia, genitore e figli col casco, una famiglia, quindi adesso sui numeri vi direi 3-4%, Genitori con casco e figli senza e poi l'opposto, cioè figli con casco e genitori senza. Ora, eh, io non, non vi voglio chiedere perché non vi voglio mettere nell'imbarazzo di, di, di prendere una posizione avventata, ma normalmente quando faccio questa domanda alle controparti, ma qual è la condizione peggiore? Il genitore che usa il casco e i figli no o il contrario? La risposta è che i figli non abbiano il casco. E la mia obiezione è: quindi noi consideriamo normale e non patologica una condizione in cui un genitore non ha il casco e dice al figlio: tu devi usare il casco, ma un giorno, finalmente, sarai libero da questo vincolo. Perché vedi, io non lo indosso. Noi stiamo insegnando questo ai nostri figli. E quando andate sulle piste da sci e vi trovate il cartello casco obbligatorio a fine 18 anni, stiamo replicando questo sistema. Ora, abbiamo un sistema che va per legge. Se noi tutti adulti usassimo i caschi, mi domando quanti giovani non lo userebbero. Ehm, 27-28 anni fa ero in Scozia, a Edimburgo. E arrivai là e vidi questa cosa incredibile. Tutti che, che avevano il casco in bici. Mai visto 28 anni fa il casco in bici? Siccome in Italia non lo vendevano nemmeno. Benissimo. In Inghilterra hanno una cultura della sicurezza che è completamente diversa dalla nostra. Il che spiega perché loro abbiano un tasso infortunistico che è metà del nostro. Noi in questo momento stiamo lavorando dicendo c'è un obbligo. Non stiamo usando la leva più potente, che è invece quella di dire: Ma sai cosa? Ti mostro come si lavora in sicurezza, ti mostro come si vive in sicurezza. Perché io per primo lo faccio. Ehm, giusto come io uso sempre il casco, e quando vado a sciare uso anche il paraschiena e ho obbligato i miei figli a prenderlo come, come me, no? Perché perché poi, perché poi è, questo, è questo il discorso importante da fare. Come possiamo essere credibili come istituzioni se prima di tutto non diciamo noi adulti e noi che facciamo bene le cose non le facciamo? Ehm, questo giusto per, per ricordarci che noi... Dobbiamo stare molto attenti. Quello che, quel, quello che, che cerco di insegnare e raccontare alle aziende quando le assisto nel cambiamento culturale è che non possiamo dire ai lavoratori fate bene le cose se prima non li mettiamo in condizione di capire che l'azienda sta facendo tutto quanto è possibile per farli stare bene. Prima le macchine devono essere perfette, il layout deve essere perfetto, i segnali devono essere perfetti, le procedure devono essere chiare, e devo far capire che tutti in azienda ci credono. Poi posso chiedere ai lavoratori di fare bene. Ora, la legislazione ad oggi ha funzionato al, dire, al portare le aziende e ai loro vertici al comportarsi bene? Non saprei, o meglio... So, però non voglio dirlo, nel senso che non è rilevante. Qualcuna forse sì, mettiamola così, molte no. Eh, ed è per questo che l'approccio legislativo da solo non basta. Se volete, l'approccio legislativo è molto utile per quelle aziende che di loro, culturalmente, non farebbero nessun passo in favore della salute e della sicurezza. E quindi stiamo proteggendo due oggetti fra di loro distinti. Il primo oggetto è quell'enorme quantità di popolazione che lavora in queste aziende e che non sarebbe assolutamente protetto. Benissimo. Il secondo oggetto è le aziende stesse, perché non è che ci faccia piacere che le aziende chiudano, perché è vero che noi possiamo mettere in condizione le aziende di dover lavorare meglio e di trovare i lavoratori che stanno meglio, però se poi le aziende chiudono perché non riescono a fare abbastanza bene questa cosa, abbiamo fallito lo stesso. Ed è per questo che questo è un problema complesso, non è solo un problema di salute e sicurezza, è un problema che è collegato alla sostenibilità dell'economia, delle aziende. Ora, eh, perché culturalmente siamo così indietro? Noi ragioniamo in questo momento in questa logica. Esiste un modello che spiega... Uh, più o meno come funziona il nostro comportamento che si chiama ABC, bello perché è facile da ricordare, che è uh, Activators, Behaviors, Consequences, quindi attivatori, comportamenti, conseguenze. Ora, attivatore, Attivatore di un certo comportamento salute e sicurezza. La maggioranza degli attivatori sapete cosa sono? La volontà dei lavoratori di fare meglio, dove il meglio è... Mi hanno detto di fare i pezzi in 27 minuti in un certo modo, ancora meglio io li faccio in 26 minuti e mezzo. La volontà dei lavoratori di eccedere le aspettative o comunque di, di soddisfare le aspettative. Questo è un attivatore. L'attivatore non è negativo, è un elemento che rispecchia una probabilità di avere un risultato molto a breve termine. Cioè, il datore di lavoro o il responsabile sarà molto contento subito, quindi che cosa faccio? Beh, bypasso qualche pezzo della procedura, così guadagno tempo. Conseguenze? Le conseguenze sono di due tipi: le prime sono quelle immediate, quelle che io mi aspetto, il responsabile è contento, sono vicine nel tempo, sono certe, e poi io dimentico nella mia cultura il fatto che c'è tutto un insieme di conseguenze che invece sono incerte e più a lungo termine. Sì, certo, ma se io disattivo quelle, o bypasso quelle procedure c'è anche un po' di probabilità che io mi faccia male. Non solo che io mi faccia male, ma che la mia famiglia rimanga senza di me, con implicazioni sui figli, sui parenti, eccetera, eccetera. Ora, eh, quello che è successo ieri, l'altro ieri, nel Bresciano, quindi persona investita sulla masticciata ferroviaria, rappresenta un pochino il nostro approccio sul, rispetto, rispetto ai rischi. Noi ipotizziamo sempre di essere così bravi, sì, sì sì, io ho in eh, dieci minuti che circa è 35 ci sono, eh, tendiamo a ipotizzare di essere molto bravi a prevedere quello che succederà. La verità è che c'è la nebbia in mezzo. La nebbia rappresenta l'incertezza. Noi non controlliamo tutto quello che succede intorno a noi. In certi paesi, culturalmente, abbiamo questo retaggio. I paesi latini hanno questo retaggio, è uno degli elementi collaterali al macismo, cioè essere, immaginare e sapere che cosa succederà. Benissimo, questo immaginare ci toglie immediatamente la possibilità di immaginare anche l'incertezza, che è quella che invece ci tutela e ci fa agire diversamente. Allora. Prova a riassumere. La logica del legislatore, cioè facciamo leggi per proteggerci, per proteggerci vuol dire anche prevenire, quindi proteggerci vuol dire in senso lato prevenire e proteggere. Prevenire vuol dire evitare che succedano gli infortuni e le malattie professionali, proteggere in realtà tecnicamente sarebbe collegato alla riduzione dell'impatto. Però in generale, ok? Cerchiamo di proteggerci Benissimo, su chi funziona la logica del legislatore? Funziona sulle aziende che farebbero male. E ve lo dico perché sto lavorando a un tavolo con grandi aziende, questo tavolo si chiama Sistema HSE, è un'iniziativa autofondata e regolamentata, in questo momento ha un centinaio di grandi aziende, il problema è, va bene, noi dobbiamo fare la formazione obbligatoria, però la formazione obbligatoria, per così, così come è pensata oggi, per noi è inefficace. È un impegno immane di risorse e non riusciamo ad arrivare allo scopo. Allora cerchiamo di capire come potremmo fare meglio. È il tipico caso in cui l'approccio del legislatore, del tutto normato, sta stretto a una categoria di aziende, in questo caso le grandi. Dopodiché sappiamo che storicamente le piccole, anzi in particolare le micro e anche le piccole, non le medie, e qua le medie e le piccole sulla sicurezza sono completamente diverse. Le piccole sono come le micro, le medie sono più simili alle grandi. Le micro e le piccole si lamentano perché la legislazione è troppo complessa e non riescono a starci dietro. E posso anche dire, onestamente, se noi prendessimo il testo unico e provassimo a capirlo da cima a fondo e dire che noi e poi quelle cose dobbiamo metterle in pratica, non nego che probabilmente questo sarebbe difficile, ma non solo difficile implementarlo, ma anche avere un consulente esterno bravo che ci spiega le cose, ma comunque metà delle cose le perdiamo. Ora, quale può essere un approccio culturalmente diverso? Oggi le aziende sono primariamente orientate a vedere la legislazione. Sapete che cosa faccio io quando insegno ai miei studenti come fare e affrontare un problema? Li faccio lavorare su una lavagna virtuale, a gruppi, in cui ogni gruppo può vedere che cosa fanno gli altri, imparare dagli altri, vedere, copiare, dove copiare è. Alla cinese, in cinese la parola copiare non esiste, la parola più simile vuol dire fare meglio: copiare. Gli altri stanno facendo una cosa migliore della vostra, fatela. Le aziende sono talmente concentrate sul produrre documentazione e essere a norma che non guardano quello che di bello fanno gli altri su salute e sicurezza sul lavoro. Che è l'idea del, del dare l'esempio. Allora, io come dire ipotizzo che questo sia un approccio che, che porta a modelli organizzativi. Porta uso della tecnologia. Ci sono aziende che già usano un po' di tecnologia, salute e sicurezza. Le altre hanno paura. Perché hanno paura? Perché la tecnologia X non è nelle norme. Se la uso, devo dimostrare che quella tecnologia non era contro la norma, era il meglio del meglio possibile, non c'erano altri modi antidiluviani di affrontare lo stesso problema. Ora, eh, Forse potremmo cominciare a pensare alla salute e sicurezza come un tavoliamo, un, un insieme di meccanismi che portino le aziende a vedere che cosa fanno gli altri, a imitare i migliori. Ho ancora, mi do ancora due minuti, posso Presidente? Esiste una teoria che si chiama Program Theory, che stanno usando tutti i ricercatori in questo ambito, sia in ambito come dire, psicologia del lavoro, ma anche ingegneria, salute e sicurezza sul lavoro, che sostanzialmente dice che esistono alcune specie di meccanismi eh, quando si adottano degli interventi e uno di questi è l'imitazione ed è estremamente funzionale. Noi oggi non facciamo leva quasi niente sull'imitazione. Vi do un, un controesempio, i competence center sono un perfetto meccanismo di abilitazione e limitazione. Si portano le demo, le aziende vanno lì, vedono e dicono ah fantastico questo, ma posso farlo anch'io? Perché no? Quindi... Uh, che cosa si sta facendo uh, in questi termini? Si sta facendo competence center, io uh, presto il mio servizio a uno degli otto competence center in Italia proprio in ambito salute e sicurezza sul lavoro e funziona molto bene, le aziende vengono, vedono, scoprono, fanno girare parola. Formazione fatta al di là dell'obbligo formazione volontaria, formazione di alto livello, formazione per i manager personalizzata, spingere perché la formazione non sia più un obbligo quantificato, ma perché ci sia una certa marginalità di questa formazione che sia giustificabile in forme alternative. Esistono convegni bellissimi su salute e sicurezza sul lavoro e la gente non ci va perché? Perché non posso farli rientrare nelle ore di obbligo formativo. E allora, che cosa mi faccio? Le otto ore obbligatorie, così come sono per legge, pur sapendo che metà della gente non ascolterà quasi niente. Dopodiché, ci sono altre iniziative assolutamente meritorie, molto più a livello culturale. Esiste una fondazione che si chiama Fondazione Leadership in Health and Safety, che come missione ha quello di portare la cultura, salute e sicurezza, per esempio, già a livello delle scuole, che è un altro elemento che so che è in questo momento in corso all'interno della vostra commissione, è estremamente importante. Il fatto che quando uno arriva a, 20, a 18 anni o 25 o 30 nell'ambito lavorativo è un po' tardino per cominciare a raccontare che esiste una cultura della sicurezza, forse varrebbe la pena di farlo prima. Eh, noi stessi al Politecnico io sto organizzando un percorso non curriculare, quindi un corso che extracurriculare eh, sulla salute e sicurezza sul lavoro. E poi ho un progetto attivo insieme a, mh, a cinque aziende delle chiese in cui lo scopo è costruiamo metodi e tecnologie, quindi una commissione di metodi e tecnologie migliori per fare formazione e educazione eh, alla sicurezza. Quindi que questo, questo ragionamento che ho provato a portarvi in maniera, spero sufficientemente lineare, ma era complesso, permettetemelo, eh, fa sì che... Le linee d'azione possono essere primo cercare di raccogliere, arricchire, rendere disponibile ciò che di buone prassi esiste. Se voi avete mai provato a cercare sul sito dell'INAIL, che pure è meritoria, ma informazioni che voi sapete esistere, fate prima cercarle su Google, che è nel sito, che vuol dire le informazioni sono importanti, ma devono essere accessibili. E devono essere accessibili in maniera logica, se no non servono a nessuno. Secondo, lavorare a livello di cultura della salute e sicurezza: su quali livelli, possibilmente su tutti i livelli, ma la coperta è corta e capire allora su quali livelli convenga lavorare prima. Il terzo è: siamo in un momento di esplosione della tecnologia. Che potenzialmente è utile anche per la salute e sicurezza. Dopo anni in cui il massimo della tecnologia che esisteva per salute e sicurezza era, a parte il casco e le scarpe, erano i dispositivi di blocco della macchina e i carter. In questo momento abbiamo un'esplosione di dispositivi e di tecnologie che ci possono aiutare. Non ne stiamo facendo grande uso. Occorre far sapere alle aziende che esistono, occorre sdoganarli rispetto. Agli ispettorati, occorre educare tutte le persone coinvolte nella messa a terra di queste iniziative tecnologiche, nel controllo di queste iniziative tecnologiche. Ecco, io mi fermo, così c'è anche spazio per domande e forse risposte. Grazie, la parola a voi, Presidente delle offre. Grazie, Grazie per, per il suo intervento, direi assolutamente esaustivo, in linea peraltro con quelli che sono un po' ehm, gli spunti che abbiamo avuto a modo di analizzare e vedere in questi primi mesi di lavoro della Commissione. Eh, io non ho domande particolari se non considerazioni su alcune delle, delle cose che lei ha detto, condividiamo pienamente perché l'abbiamo inserito anche nel nostro documento programmatorio, nel nostro regolamento quando l'abbiamo... Abbiamo costruito la Commissione, il fatto che eh, le buone prasse, le best practices, siano eh, strumento fondamentale per capire dove si fanno bene le cose e le cose poi possono essere, come ha detto lei giustamente, copiate e magari anche migliorate. E questo è un elemento secondo me molto importante perché in effetti abbiamo aziende che utilizzano, eh, e danno strumenti eh, di, 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 di formazione, strumenti di metodologica che sono veramente eh, innovativi, ma non solo innovativi, ma anche funzionali e quindi dovrebbero essere, essere divulgati. È chiaro che eh, poi ci sono tutta una serie di variabili, anche qui lei è stato molto esaustivo, le piccole e medie aziende che hanno più difficoltà a districarsi negli aspetti soprattutto di carattere burocratico, tutti quelli che sono gli impegni che purtroppo... Eh, o per fortuna sono inclusi nella normativa, per alcune piccole realtà sono una complicazione e qui evidentemente anche in questo senso una riflessione va fatta: se eh, semplificare, non modificando le norme, ma semplificare queste, queste procedure facendo comprenderne poi quella che può essere proprio l'utilità nel, nel vantaggio di non avere infortuni sul lavoro. Eh, mh, resta un fatto che è altrettanto importante, che quello dell'organizzazione. L'organizzazione che eh, è sempre facile, più facile nelle medie e grandi aziende, è sempre più difficile nelle piccole e medie imprese dove magari c'è il titolare, ci sono due dipendenti, c'è la piccola impresa agricola piuttosto che la piccola impresa eh, diciamo di, di artigiani che evidentemente in aspetti organizzativi è un, un arrangiarsi e quindi molti degli aspetti della sicurezza del lavoro non vengono trascurati per. Eh, diciamo con, con il dolo, ma evidentemente per eh, sinergie eh, che non sono mai giustificabili perché quando si mette a rischio assolutamente delle persone non c'è mai sinergia giustificabile, però sono contingenti evidentemente. Quindi, mh, buone le sue proposte. Secondo me, dobbiamo farne tesoro, ma soprattutto dobbiamo essere in grado di riuscire a far comprendere che questo meccanismo questa che, che va al di là della norma, io sono, lei ha detto una cosa interessantissima, non siamo, cioè la norma c'è e probabilmente è già più ampia di quello che servirebbe rispetto alla, alle situazioni che abbiamo. Qui si tratta di applicarla attraverso una semplificazione, dico che per esempio il copiare le cose fatte bene da altri può essere uno strumento che semplifica il lavoro anche a chi pensa magari che... E mettere in campo strategie per prevenire gli infortuni dal lavoro sia una cosa impossibile. Quindi grazie di nuovo del suo intervento. e Noi ovviamente siamo a disposizione per qualsiasi tipo di iniziativa che si voglia proporre in questo ambito. Senatrice Tajani. Grazie Presidente. Scusandomi con i colleghi perché alle due e mezza abbiamo Commissione Finanze e io mi dovrò spostare di lì. Approfitto di questi minuti per diciamo, porre anch'io una domanda. All'ingegnere, avendo condiviso l'approccio diciamo, della sua illustrazione, quindi eh, non soltanto un'insistenza sugli aspetti giuridico-formali diciamo, che poi caratterizzano un po' la cultura manageriale e anche amministrativa eh, del nostro paese, ma con un'attenzione maggiore ad un meccanismo diciamo, incentivante. Le chiederei se ha già riflettuto diciamo, su come la collaborazione tra lei, il Politecnico di Milano e la nostra Commissione possa poi articolarsi, diciamo, perché ovviamente il compito della Commissione è, è eminentemente diciamo, di natura legislativa, però questo non significa che diciamo, un'attività anche di tipo culturale, con uh, diciamo, impegni come quello che il Presidente ci ha proposto, destinato alle scuole e eh, alla formazione, possa fare parte diciamo, del set uh, di strumenti e di attività che, che la Commissione... Uh, può spendere diciamo, da qui uh, ai prossimi mesi. Quindi la domanda era soprattutto su uh, una sua riflessione, diciamo, una sua prima opinione. Ovviamente avremo poi tempo di, di lavorare nel, nel corso uh, dei prossimi mesi su cosa diciamo, un organismo come questo possa fare. Nella direzione diciamo, da lei indicata, che appunto è sicuramente di natura normativa, ma che tiene dentro anche aspetti culturali e di incentivazione, incentivanti. gli incentivi possono essere non soltanto economici, ma spesso diciamo, anche di natura culturale, simbolica o altro, diciamo, qual è il percorso che possiamo fare insieme seguendo l'approccio che ci ha illustrato. Grazie mille, è un'ottima domanda. Facciamo le domande poi. Ok, sì, sì, allora, sì perfetto. La, la senatrice Mancini, poi il senatore Martello. Ringraziando per, per la relazione esaustiva. Eh, io anche volevo fare una riflessione perché chiaramente le domande eh, ce le siamo poste tutti, nel senso nulla è, è, è nuovo, ormai siamo. Abbiamo svolto già più audizioni, siamo arrivati tutti alla stessa considerazione che sicuramente c'è uno stallo, abbiamo fatto passi da gigante, ora siamo fermi e dobbiamo capire dove, dove dobbiamo andare. Sicuramente il discorso formativo scolastico è fondamentale, ma lei prima si è soffermato su alcune situazioni e a mio avviso la formazione deve essere una formazione oggi sartoriale. Quello che manca oggi davvero, a mio avviso, nelle imprese, al di là di chi consideri delle imprese, imprese più manageriali o meno, o invece anche di semplici datori di lavoro, quello che manca è davvero una formazione sartoriale legata alle competenze che oggi vanno... A modificarsi continuamente. Quindi la formazione non può essere quella semplice e obbligatoria e noi su quella dobbiamo insistere. A questo punto davvero quello che ci si pone è, visto che prima si parlava di un costo eh, di una finanziaria, eh, pensare di introdurre tutte quelle politiche premiali che tanto verrebbero bilanciate con la diminuzione di questi costi eh, relativi e farlo eh, come e questo forse. La, su come dobbiamo inter interrogarci e dobbiamo interagire insieme a chi è oggi, agli strumenti e eh, anche consapevoli che tutte le automazioni che possono esserci, anche questa famigerata o meno intelligenza artificiale di cui parliamo, se in questo contesto potrebbe, può darci una mano importante. Grazie. Senatore Mazzello. Grazie Presidente, eh, mi complimento anch'io per l'esposizione. Quello che io ho, ho raccolto come in questo caso come insegnamento, perché noi siamo qui come suoi studenti praticamente e apprendiamo. Eh, e soprattutto eh, l'aspetto culturale. Sembra che effettivamente adesso dove bisognerà incidere di più e su una cultura eh, della prevenzione del pericolo e del rischio, perché mi sembra che eh, non sia compreso da nessuno neanche la differenza tra pericolo e rischio che pure invece è inserita all'interno del uh, decreto, insomma, voglio dire, siamo ancora all'ABC, questo non quello che ha detto lei, ma proprio all'ABC complementare vedere dei cavi scoperti e, eh, che, su cui si può prendere la corrente è un pericolo, però l'elettromagnetismo legato alla corrente quello è un rischio, quindi abbiamo una, un effetto di potenzialità da una parte, dall'altra parte invece è un fatto attuale, reale. Quindi dovremmo veramente inserire nei programmi scolastici, e questo è un, inserime, è un invito che ci facciamo tutti, ma credo che dovremmo eh, parlare appunto di un inserimento nei programmi scolastici, di elementi anche proprio di base che consentano proprio di capire di che cosa stiamo parlando quando parliamo di prevenzione. E questo, grazie per aver sottolineato questo aspetto culturale. Però mi, ha, mi attrae molto uh, nell'esposizione l'ultima affermazione. Occorre incentivare queste tecnologie, ha detto. Uh, noi abbiamo fatto un'audizione uh, un, 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 un a Genova dove abbiamo scoperto che quei pochi infortuni che c'erano grazie anche a un sistema di best practice proprio eh, messi a punto anche grazie all'utilizzo di un tavolo di concertazione che era proprio quello che diceva lei, cioè praticamente andare a verificare costantemente quali erano le possibilità di miglioramento con gli stessi stakeholder, quindi lavoratori, prefetture e tutto, quindi quello sarebbe una best practice da, da, da modificare. Abbiamo scoperto che gli investimenti da un camion di un camion eh, cioè, potevano essere diciamo, dei, 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 degli incidenti di percorso. E lì, insomma, noi sappiamo tutti che le macchine odierne hanno dei radar che consentono diciamo, di fermare davanti all'ostacolo il retromarcia, telecamere, cose, eccetera. Cosa immagina, diciamo, in che modo immagina queste tecnologie? e l'incentivazione di queste tecnologie possano portare veramente una modifica negli infortuni sul lavoro. Perché noi che, legis che siamo legislatori dobbiamo capire effettivamente quali sono le tecnologie da incentivare, realmente quali sono le tecnologie, e che tipo di incentivi possono essere utili per poter favorire queste tecnologie. Grazie. Senatrice No, se Zullo vuole... No, no, era... Innanzitutto grazie di una, di una esposizione che credo che per la Commissione sia comunque sfidante, intanto perché nel tempio della legislazione ci ha detto non dovete occuparvi di fare nuove leggi, quindi come dire ci ha subito posto di fronte a un cambiamento anche del nostro, eh, del nostro atteggiamento. Secondo, perché ha proposto come schema eh, una di quelle parole che usiamo molto ma che non sappiamo mai tradurre, che è cultura. Eh, è semplicissimo dire, in tante occasioni lo facciamo. Eh, lei ha citato i comportamenti macisti, eh, basta pensare a quante volte sul tema della violenza contro le donne spieghiamo che c'è un tema di cultura, dopodiché continuiamo a fare delle leggi e forse anche lì siamo esattamente al punto in cui alla legge non corrisponde diminuzione dei fenomeni o diminuzione significativa dei fenomeni. Eh, e credo che questa sia come dire, una, una sfida molto, molto complessa però interessante eh, che la Commissione potrebbe fare, credo che però la Commissione abbia bisogno come dire, di un sistema di relazioni che le permetta di farle perché se no eh, difficilmente esce dalla, dallo schema classico di una, una Commissione che esaminato un problema propone come dire, delle vie legislative. Eh, I colleghi hanno già detto molte cose, io ero incuriosita invece di capire un po' meglio eh, uno degli appunti che lei ha, ha proposto inizialmente, che è quello che potremmo definire tema della salute mentale. Eh, a me è capitato nella mia vita precedente di fare una lunga stagione di formazione sullo stress da lavoro correlato nell'ambito dei bandi INAIL, eh, di farlo in particolare su un tema che riguardava la relazione tra la condizione di genere e lo, lavoro stress, e, lo stress correlato da... Da lavoro, di scoprire come dire, a proposito di cultura che c'erano abissi eh, di ignoranza, eh, per dirla un po' più brutale di come normalmente eh, si fa. Ma in realtà eravamo in epoca Covid, eh, già lì il segnale, come dire, che il rapporto di soddisfazione rispetto al lavoro eh, o di eh, come dire convivenza positiva con il lavoro era un elemento discutibile. Noi ne abbiamo discusso molto, per esempio rispetto ai giovani e agli effetti che ha sulla salute mentale, penso a tutte le domande e richieste che tuttora ci sono rispetto agli psicologi, bonus psicologi, eccetera, eccetera. Eh, abbiamo invece abbastanza ignorato che cosa è, che cosa stava succedendo, che cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro e che rapporto c'è con, almeno io così l'ho interpretata in quella fase, anche in una ricerca successiva che abbiamo fatto sul lavoro in particolare delle lavoratrici di media alta qualificazione sul tema del riconoscimento e dell'apprezzamento del lavoro, che non è solo un tema salariale, come dire, un tema un po' più complicato. Eh, è un effetto delle tecnologie, è un effetto del cambiamento dei processi, è un effetto del, stiamo anche parlando come dire, di una ricerca fatta mediamente su grandi imprese, non su, eh, su grandi imprese industriali, non sulla piccole e disperse, nemmeno sul settore terziario, che ha ovviamente delle, poli, delle poli problematiche che sono, eh, che sono differenti. Quindi, quando affrontiamo cultura e partiamo da un tema che si può chiamare anche salute mentale, che si può chiamare malattie professionali nella sua evoluzione eh, successiva, ovviamente ci poniamo un terreno molto complicato, anche perché è molto complicato attribuire a un'impresa di occuparsi di una cosa come la salute mentale. Ci, ci propone come dire, una serie di tematiche nuove. Eh, secondo, eh, la legge è arrivata fin dove è arrivata, ma se la legge fosse stata eh, maggiormente governata e controllata, questo avrebbe dato degli esiti? Perché è vero che eh, l'analisi degli, degli infortuni delle cause degli infortuni ci danno anche indici di ripetitività di quelle cause, quindi, da questo punto di vista. Eh, è solo come dire che la legge ha esaurito la sua funzione o anche che noi poi eh, le mettiamo lì e non ci occupiamo di quali controlli e modalità. Ultima, io come i colleghi della Commissione sanno sono molto attratta da questa eh, questione che si chiama come posso utilizzare la tecnologia per mettere in sicurezza una serie di situazioni eh, che mi deriva esattamente dalla lettura della ripetitività. Eh, delle tipologie di infortuni eh, e eh, quindi da questo punto di vista io penso che c'è un tema che lei ha sollevato che è quello dell'emulazione o, o del copiare, dell'utilizzare e vedere eh, quello che fanno, che fanno altri, eh, c'è anche però probabilmente un tema di introdurre come dire, elementi eh, e valutazioni eh, che precedano, eh, in questo caso precedano anche delle possibilità legislative, cioè eh, come si incentiva una sperimentazione perché magari è facile per alcune cose dire un sensore piuttosto che potrebbe eh, mettere in sicurezza in altri casi probabilmente bisogna sperimentare se questo determina o no degli effetti positivi. Grazie. Ultimo intervento. Grazie Presidente, io intervengo però poi mi devo allontanare e mi scuso uh, fin d'ora se non potrò ascoltare il professore, però più che delle domande io faccio delle riflessioni. La prima riflessione è che noi badiamo alla formazione dei lavoratori, di dei tutti, però i datori di lavoro sono formati, quanti datori di lavoro conoscono alla perfezione questo, questi strumenti legislativi? Molto spesso si affidano a dei consulenti, a dei dirigenti, eccetera, ma loro stessi, se noi facciamo un'indagine, io penso, primo punto, secondo punto, la formazione. Noi dobbiamo venire fuori da un dato di formalità, perché molto spesso la formazione diventa formale piuttosto che sostanziale. E mi riferisco, vengo più nella profondità della questione. Eh, vede, eh, noi sappiamo tutti per esempio, noi dobbiamo fare 8 ore di formazione, i programmi formativi sono questi. Eh, però non ci rendiamo conto di chi abbiamo di fronte. Cioè dei lavori che vengono formati, che sono in una varietà considerevole. Cioè c'è chi ha la terza media, faccio un esempio, chi è istruito, chi ha un grado di cultura, chi è stanco, chi è eccetera eccetera. Allora io penso che Piuttosto che questa formazione fondarla sulla forma 12 ore e magari chi ti sta di fronte non riesce a cogliere eh, diciamo, gli elementi formativi che vengono trasferiti, io penso che bisogna adattare la formazione al, a, chi è sta, a chi sta di fronte. Faccio un esempio: se io faccio un corso di formazione di primo soccorso e sto a spiegare il corpo umano, la fisiologia, la. Francamente, chi mi sta di fronte, che magari ha la terza media, un povero un agricoltore, cioè, scusate se dico povero lo dico in no, senso positivo, favorevole, con il dovuto... No, no, lo dico col dovuto rispetto della dignità della persona, non voglio essere frenteso, e quello si addormenta, quando invece il fatto, più, il fatto clou che deve restare nella mente della persona magari. Eh, io lo vado a, a, a dire quando la persona è, si è addormentata. Scusate se mi allontano. Eh, eh, ma... Ti perdoniamo. Però poi. Eh, possiamo... Ci mancherebbe, grazie a voi. Grazie. Intanto magari comincio a, a partire dall'ultimo commento che si raggancia in realtà anche a, a, al suo commento. Eh, la formazione ad oggi è vero, è estremamente formale ed è una cosa che fra le righe prima ho detto. Ehm, Questa iniziativa di cui vi ho raccontato prima con queste grandi aziende, nelle varie proposte, ha una proposta mia che, è, che provo a raccontarvi come logica, per, proprio per condividere con voi questo pensiero. Immaginiamoci che un'azienda che lavora in un certo settore, proprio per l'appartenenza a quel settore primario, abbia un certo monteore di sostanzialmente di formazione obbligatorio complessivo per l'azienda. Perché se io lavoro a metalmeccanico ho un certo rischio diverso mediamente rispetto al chimico, a legno, rispetto a metallurgia e così via. Dopodiché ad oggi succede questo. Il documento di valutazione dei rischi che il legislatore chiede di fare non viene richiesto, non viene usato. Dice fate formazione, ma sulla base di cosa? Sulla base del settore ateco. Ma noi abbiamo fatto un documento di votazione del rischio. Ma a chi se ne importa? Allora, se noi avessimo questo monte ore, che è a livello di azienda, e dessimo flessibilità all'azienda di destinare un quantitativo di ore diverse, persona per persona, dove all'interno ci sia anche flessibilità rispetto ai contenuti, noi verremo incontro a due necessità che sono apparentemente contrastanti. La prima è. L'azienda in quel settore ha un certo fabbisogno, sì, ma non sono i singoli individui che hanno tutti lo stesso fabbisogno, perché sono individui e hanno formazioni background diversi e hanno prospettive diverse, hanno mansioni diverse e quindi la personalizzazione deve poter esistere sulla base di cosa? Sulla base di quello che noi chiediamo alle aziende di fare, il documento di valutazione dei rischi. Perché le aziende non lo fanno bene? Perché poi non chiediamo di usarlo. Fine. Perché devono farlo bene se noi non chiediamo di usarlo? Noi chiediamo di farlo perché così è a disposizione dell'ispettore. Ma che utilità ha? Scusatemi, cerco di essere provocatorio perché in risposta alla prima domanda, che era come mettere in pratica questo, questo percorso condiviso, io mi considero al vostro servizio, non il contrario. Giusto per chiarire la posizione, voi eh, siete servitori dello Stato e di questo vi ringrazio, io ho deciso di accettare eventualmente di fare questo come al vostro servizio, non nego che in certi momenti forse avrei preferito andare a sciare, ma eh, l'ho accettato volentieri proprio davvero come, come servizio, per cui sono più io che mi allineo e in questo il mio discorso di oggi è... Un costruire darvi dei dettagli che io negli anni ho costruito che permettono di capire un po' più in profondità come potremmo cominciare ad agire rispetto alle linee d'azione, cultura, formazione, tecnologia, eccetera. Quindi io mi aspetto che ci sia un percorso molto condiviso sul, sul che cosa si fa, cioè sul che, sul che cosa ci si concentra primariamente e poi sul come, come farlo, dandoci degli obiettivi che siano realizzabili e che massimizzino la, la popolazione coinvolta. Ecco, questo è io, come io mi immagino, quindi un percorso iterativo, così come la politica. Navigheremo di bolina cercando di trovare il modo migliore alla fine di, di produrre qualche cosa che sia utilizzabile. Um, Senz'altro l'intelligenza artificiale, artificiale è un aspetto da considerare, in questo momento sta arrivando, sta arrivando eh, però per darvi un'idea di quanto per noi è sentito, nel nostro Dipartimento io stamattina ero a fare colloqui con docenti internazionali perché stiamo assumendo un docente che si occupa di intelligenza artificiale da integrare nei in nostri laboratori di, di ergonomia cognitiva, perché l'intelligenza artificiale c'è quella generativa in particolare, non è l'altra che ci crea problema. Quindi questo è senz'altro da considerare, però vorrei evitare, così come per le tecnologie, noi non, non, faccio fatica a pensare a un incentivo delle tecnologie individuali, cioè secondo me dovremmo cercare di trovare un modo non tanto di individuare le fattispecie e dire questa sì, questa no, ma di incentivare un approccio all'uso della tecnologia non la tecnologia, perché nel momento in cui noi 2024 decidiamo di incentivare una tecnologia, mi spiace ma il 2025 è vecchia, che è il problema dell'attuale corpus legislativo in salute sicurezza e sicurezza sul lavoro, è vecchio, è vecchio perché è pensato sulle fattispecie troppo specifiche e quindi diventa vecchio in un secondo. Um, Incidere sulla cultura, qua mi riallaccio ci sono uh, diversi, di, di, diversi elementi di cultura, c'è una definizione degli anglosassoni molto bella. Cultura è come faccio le cose qui. Quindi, gli inglesi la chiamano così cultura. Devo dire che gli inglesi che sono semplificano molto, molto, molto certi fenomeni, però questa è una definizione molto sintetica che funziona molto bene. Quindi noi abbiamo un contesto, l'Italia. La cultura non potrà mai essere la stessa della Danimarca, della Svezia. Quindi la cultura non è come facciamo le cose utopicamente in qualche posto che non esiste, ma qui. E anche qui, eh, qui è Italia oppure parti d'Italia. E qui è il qui è nella fabbrica metalmeccanica uguale a chi sta seduto qui. Ha senso che noi. Ci muoviamo verso una cultura che sia la stessa. Allora, forse ha senso, e ha senso nella misura in cui noi diamo strumenti di leggere la realtà. Allora, io rispetto alla valutazione dei rischi, al rischio, al pericolo, eccetera, mi immagino che noi potremmo avere più efficacia se insegnassimo alle persone come leggere delle condizioni di pericolo, anche se non dovessero essere capaci di distinguere pericolo e rischio piuttosto che non andare su aspetti tecnici, che è un elemento culturale, come si fanno le cose qui? Non si fanno come penso di saperle affrontare io perché sono bravo e perché sono intelligente e perché in quel momento ho in mente quella strada. Ma avendo un approccio che include l'incertezza nel mio mondo e questo è il convivere con i rischi che abbiamo tutti i giorni quindi vivere in maniera più, più sicura. Però certo, se riuscissimo ad arrivare in certe categorie e lo metto nella formazione base della salute e sicurezza sul lavoro, senz'altro se per distinguere che cos'è un pericolo, una condizione pericolosa, un rischio, eccetera, sarebbe estremamente interessante. Questi elementi ad oggi vengono bypassati a favore del raccontare esattamente che cos'è il rischio specifico. Ora, una volta che la persona ha capito che cos'è un rischio, i tecnicismi del rischio specifico, ma chi se ne importa? Servono al tecnico, non al lavoratore. Invece siamo, in questo momento siamo in quella strada. Allora la cultura che, che, che vorrei, che mi immagino che possa essere vincente è il passo prima, è quella generale, quella delle cose oggi si fanno in un certo modo perché siamo consapevoli del, dell'esistenza dell'incertezza. Um, Uh, allora, problemi di, diciamo, di disabilità o problemi mentali, nel senso perché poi in realtà, appunto, uh, mental health issues, proprio issues in inglese è generico, quindi problemi generici di salute mentale, verissimo. Sono molto anche collegati alla relazione positiva col lavoro. Uh, se vogliamo, questo complica le cose, nel senso che non sono indotti da condizioni strettamente di salute e sicurezza sul lavoro, ma sono indotti anche, a parte questioni personali e familiari, da condizioni macroscopiche di contesto lavorativo, anche di persone con cui lavoriamo. È un bene, è un male, è una complicazione, non è né un bene né un male, in questo momento in cui le persone cambiano lavoro, perché in Italia rispetto a vent'anni fa le persone cambiano lavoro, in cui quindi possono trovare un ambiente lavorativo migliore. Saranno i nostri stessi lavoratori che porteranno gli esempi di lavorare meglio in altre, in altre aziende. Questa cosa io vi posso dire: ho sperimentata in università, in questi 25 anni che ho passato in università, diciamo dopo la laurea, no, un po' meno, 25 quasi, l'università è cambiata tantissimo. Noi siamo andati all'estero, abbiamo cominciato a lavorare con altre università. Improvvisamente si conoscono modi migliori. Cultura migliore, cioè come fanno le cose lì e si portano. E questo è un processo inarrestabile. Non c'è legge in Italia che in accademia riesca a fare a creare un ambiente dinamico e di merito, come ha fatto invece il vedere esempi diversi. Non ce n'è una di legge che abbia funzionato in questi termini. Ha funzionato solo vedere che si possono fare le cose in maniera diversa. Allora, eh, quindi questa relazione fra il benessere mentale e l'ambiente lavorativo in senso lato è anche un modo, se vogliamo, le persone saranno sensibilizzate al problema mentale, questo porterà, se vogliamo, a una necessità di ripensare ambienti lavorativi migliori, se no le persone non trovano impiegati. E lo stipendio non basta, lo sappiamo. Cioè io parlo con aziende che mi dicono: Ma noi offriamo tot. Voi vi siete domandati che cosa state offrendo. Quando voi scrivete la descrizione di quello che farà la persona, vi siete domandati se abbia qualche valore per questa persona. Perché questo effettivamente a lungo termine porta, porta, porta a problemi. Però, mettiamola così, la maggiore consapevolezza del fatto che questi problemi mentali esistono. Porterà alla necessità e quindi all'opportunità di ripensare ambienti lavorativi migliori, che vuol dire persone che lavoreranno meglio, e che vuol dire aziende più competitive, che vuol dire che anche a livello internazionale andremo meglio. Quindi io dovete scusarmi, ma sono un ottimista, è nella mia natura. Se la legge fosse stata già più, diciamo, messa a terra, le cose sarebbero andate diversamente? Sì. Eh, vi faccio un esempio su tutti: c'è un paese a memoria, vi direi l'Estonia che è simile a noi in cui le, le condizioni di salute e sicurezza sono migliori. Ehm, e Il motivo è perché c'è una frequenza di ispezioni. e Poi fatemi rivedere al meglio la parola ispezioni: molto superiore alla nostra. Allora, noi siamo abituati a parlare di ispezioni. Benissimo, diamo un'accezione positiva o negativa. Negativissima, cioè l'ispettore, mamma mia, se viene l'ispettore, paura. All'estero, l'ispettore è normale: viene l'ispettore, mi aiuta a controllare se sto facendo le cose bene o no. Guardate che l'approccio è completamente diverso. E se io come azienda sapessi che ogni anno mi viene un ispettore, il mio approccio all'ispettore cambierebbe. Perché è normale: non è una cosa che mi può capitare se mi capita, oh caspita, cosa faccio? Quindi se fosse stata messa a terra di più, non tanto in, in termini di pena, ma proprio semplicemente del controllo, dove il controllo diventa un controllo attivo, cioè diventa qualcuno che mi assiste e non diventa più qualcuno che viene lì per cercare di vedere se ho sbagliato e se ho sbagliato, ah, tu hai sbagliato. È un approccio completamente diverso. 2008 ero in Grecia a una conferenza, la più importante conferenza di salute e sicurezza sul lavoro e scopro che in Grecia, 15, 16 anni fa, l'equivalente dell'ispettore del lavoro, se trova un problema, deve, deve indicare almeno una possibile indic dare indicazione di, di, di risoluzione del problema. Cioè l'ispettore non è uno che viene esclusivamente per darmi la penalità, ma... Allo scopo di aiutarmi. Dopodiché, se come questo in un paese che ha sempre il timore del conflitto di interessi sia applicabile, questo è un altro discorso. Lascio a voi se ti provate di me. Senz'altro, però l'approccio è diverso. L'ispettore è una persona che viene per aiutarmi, no per massacrarmi. Ehm, e sono sicuro che sarebbe, la, la condizione sarebbe un po' diversa. Ci sarebbe un approccio. Meno negativo la salute e sicurezza. Guardate che, se voi andate in un'azienda e dite all'imprenditore o al datore di lavoro: parliamo di salute e sicurezza sul lavoro. Questa persona si irrigidisce, viene una contrattura al trapezio, smette di parlare, per un attimo anche di respirare e poi forse risponde. Non è possibile. No, no, però, appunto, era per dire che è un peccato. Come si fa a migliorare se noi non, non veicoliamo un messaggio che è una cosa buona? Um, prima di copiare la tecnologia occorre incentivare la sperimentazione. Sì, in senso lato, assolutamente sì. Dopodiché. Il, ci sono, diciamo, la, in questo momento chi fa tecnologia, che si occupa anche di salute e sicurezza ha sempre centri di ricerca, spin-off da università, penso alla Comauca, uno spin-off del Sant'Anna di Pisa. Certo c'è tutta una ricerca dietro importantissima, nel senso che l'introduzione di nuove tecnologie, come possiamo immaginarci facilmente, può portare rischi nuovi. Eh, è anche vero che non, non, come dire, possiamo decidere se avere un approccio medico, cioè finché non ho la certezza assoluta che non ci sia problemi secondari mi fermo, oppure per certe tecnologie essere leggermente più permissivi, che vuol dire salvare 800 persone oggi ipotizzando e intanto investigando sull'accettabilità, tenuto conto che per esempio se parliamo di esoscheletri non stiamo parlando di indurre morti sul lavoro probabilmente. Ma effetti collaterali che in questo momento stanno ancora studiando, ma che senz'altro sono percepibili dall'utilizzatore e che sono superati di gran lunga dai benefici che portano nel momento in cui stimiamo che oggi la maggioranza delle malattie professionali siano ancora muscoloscheletriche. Siamo nel 2024 e la maggioranza delle malattie professionali sono il mal di schiena, mal di spalle, mal di gomiti, eccetera. Perché? Perché movimento oggetti, o movimento le mie braccia, le mie stesse mani. Quindi sì, occorre incentivare, occorre incentivare la voglia delle aziende di usare e sperimentare, ci sono già aziende che fanno queste cose, cioè che fanno ricerca e che vendono questa tecnologia. I datori di lavoro sono formati? No, questo fortunatamente però con il nuovo accordo Stato-Regioni dovrebbe cambiare, e però dico sfortunatamente non particolarmente in meglio, nel senso che nel momento in cui io ipotizzo che il datore di lavoro debba essere un esperto tecnico dei rischi, ho sbagliato tutto. Il datore di lavoro di un'azienda in cui ho 7 dipendenti e il datore di lavoro è egli o è la stessa? Una persona che va in fabbrica? Sì. Se è l'RSPP? Sì. Se è il datore di lavoro di un'azienda di 500 dipendenti, io voglio, vorrei sapere che cosa possa servire a questa persona 8 ore o 16 ore o 24 ore o 1000 ore di formazione tecnica. E perché invece non facciamo un, un corso di formazione? tecnica? Di cultura della sicurezza in cui questa persona, questa persona si insegna il valore della sicurezza, il valore dell'investire in sicurezza, tutti i costi nascosti del non investire in sicurezza, il malessere delle aziende, mostrare queste cose. Bene, in questo momento sembra che non ci sia nell'accordo Stato Regioni, almeno la bozza, um, direi che credo di avere più o meno risposto a tutti ma nella logica di, di, di costruzione di un dialogo e eh, non del chiudere la discussione qua quindi se, se non vi ho convinto va bene lo stesso ecco. no, intanto grazie e, se ci convincerà vedremo nel proseguo nel proseguo, nel proseguo del, del rapporto diciamo di questa convenzione che andremo a definire quindi io la ringrazio non intervengo su niente perché abbiamo già avuto modo di parlarne e mi pare però che la discussione di oggi, io questo sì lo voglio dire, eh, ringrazio tutti quelli che ci sono e quelli che sono intervenuti perché mi è sembrata molto di merito, molto alta, ecco non siamo girati intorno alle problematiche e alle difficoltà e questo mi pare un dato di grande positività. Quindi anch'io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi sono un ottimista, credo che ce la faremo.